Se riusciamo a iniziare, anche perché è una mattinata intensa di interventi, quindi dovremmo restare nei limiti dei tempi previsti. Stamattina facciamo il terzo dei quarti seminari di quest'anno qui alla Federico II come Aeropolis, con le associazioni AIDA e quindi i giovani e gli studenti europei. Abbiamo scelto un tema, quello dei velivoli ibridi, perché c'è passo uno degli aspetti forse meno discussi, ma probabilmente più a fuoco in questo momento per il mondo aeronautico. Anche perché il problema, secondo noi, non è se, ma quando, se si faranno in futuro velivoli che avranno questo tipo di propulsione. Secondo noi è solo un quando, anche perché ci sono tanti di quei problemi che vedrete verranno fuori dagli interventi stamattina. E quindi secondo noi dare una visibilità a giovani e ragazzi di questo mondo, con una persona come John Alpini che viene dagli Stati Uniti, che è una delle figure più note nel mondo aeronautico internazionale, e con degli esperti soprattutto delle due aziende campane che in qualche modo fanno riferimento a due progetti importanti sui velivoli ibridi, Tecna e ATR da Tolosa. Come vedrete durante la mattinata, la regione campana è un po' come si ripete nella storia, di fronte alla grande innovazione si ritorna dove è nata l'aeronautica. E infatti non a caso questi sono due progetti che nel nostro paese e in Europa sono al centro del punto più avanzato di realizzazione di velivoli di questo tipo nella nostra regione, come stranamente anche nel Friuli, nell'area di Gorizia, dove all'inizio del Novecento ci furono i primi velivoli, anche in questo momento ci sono delle aziende molto piccole, perché anche i grandi costruttori orientano questo tipo di ricerca e quindi di sviluppo verso le start-up, proprio perché c'è bisogno di innovazione, di idee nuove, e chi più dei giovani sono in condizione di dare questo contributo all'aeronautica dei prossimi decenni. Iniziamo quindi con il professor Saverio Marullo, che introdurrà la mattinata, sperando di riuscire per tutta la giornata, la mattinata, ad avere il vostro interesse e soprattutto a dare un contributo importante anche per la vostra formazione. Allora, dottor Sergio Mazzarella della Regione Campania. Sì, diciamo nel passato in particolare mi sono un po' occupato del settore spaziale campano. Sì, anche profondo conoscitore del settore. No, grazie, no, semplicemente volevo cogliere l'occasione, innanzitutto per ringraziare l'iniziativa molto interessante e un particolare ringraziamento a John Alpin che diciamo, ci ha tenuto a rappresentare quelli che sono questi suoi valutazioni per il futuro sulla strategicità della tematica, proprio per segnalare al territorio campano, di cui già abbiamo avuto prova, insomma, per la sua passione calcistica, insomma, della profonda legame. È uno di noi, direi. Sì, e ci teneva particolarmente a trasmettere, a stimolare il tessuto produttivo, ma anche della ricerca, dell'università, su questa tematica che ritiene estremamente importante per il futuro. Già come nel passato, lui, diciamo, è stato un esperto, ha molto lavorato sul tema dei materiali compositi, quando erano, insomma, agli inizi e che sono diventati ovviamente materia assolutamente ordinaria per la produzione dei velivoli in generale, diciamo, ecco, individua nella tematica dell'elettrificazione e poi della propulsione ibrida una frontiera estremamente importante. Nella traduzione, forse, non so se si è passata, ragazzi, anche questo, diciamo, segnale, questo alert che lui avverte per il futuro della tradizione, anche delle competenze presenti, quelli di lavorare anche su questa tematica molto innovativa e individuare poi dei soggetti leader, insomma, ovviamente Leonardo, che possano fare poi da traino su tutta la filiera, ma anche, diciamo, anche Tecna, un'eccellenza assolutamente mondiale nel nostro territorio, che sta lavorando. Quindi lo stimolo che vuole dare è quello di approfondire, di anche colmare casomai dei gap che si siano
prodotti finora per permettere di mantenere delle posizioni di mercato, una competizione. E poi fa piacere che nella giornata poi si sono sviluppate, quindi si è dato prova che anche ATR, Tecnam e anche altre società, cioè in realtà ci sono lavorate, questo fa piacere per far circolare. Apprezzamento per l'impegno che ci ha tenuto molto, il professor Appena ad essere presente, che insomma è venuto alla Venga appositamente insomma, per dare questo segnale al territorio, che veramente però, diciamo, è espressione del suo amore per il territorio, il nostro territorio, per l'industria, per il settore aeronautico e aerospaziale in generale campano, a cui tiene molto e che sono sicuro è sempre molto disponibile a qualsiasi collaborazione. Il messaggio è stato forte e chiaro per chi voleva intendere in ogni caso.